31 marzo, di quale anno non importa, perché stiamo parlando di una ricorrenza moderna istituita nel 2011. Quale? Ma naturalmente il World Backup Day, ossia una ricorrenza che ci ricorda che dovremmo fare sempre una copia dei nostri dati. Ed immagino che voi tutti già lo facciate, vero? No, non ci credo. Roba da pazzi. 113 telefoni al minuto vengono smarriti, il 29% dei file viene perso accidentalmente e soprattutto il 21% delle persone non ha mai eseguito un backup, o almeno non consciamente. Quindi cosa faremo oggi? Andando passo passo vedremo una prima veloce infarinatura sulla terminologia essenziale nel mondo dei backup. Poi vi porterò all'interno del mio processo di backup, che segue la regola fondamentale del backup 3-2-1 che vedremo dopo, e capiremo anche quali supporti possiamo utilizzare per mettere al sicuro i nostri dati. Siete pronti? Iniziamo! Ok, partiamo dalla parte più noiosa ma fondamentale per capirci qualcosa in più, la terminologia. Giuro che sarò più conciso possibile. Offload significa trasferimento dati, ossia scaricare o copiare dati da un supporto come quello di una scheda di memoria di una fotocamera ad un altro supporto di memorizzazione come un hard disk. Poi abbiamo la copia e il backup, due terminologie simili ma molto differenti tra di loro. Entrambi i termini rappresentano un clone dell'hard disk originale, ma mentre il termine copia viene inteso come copia operativa, ossia un disco dove posso lavorare modificando i dati al suo interno, il backup è una copia destinata alla custodia nel tempo. Ultimo termine, archiviazione, ossia una copia di sicurezza di tutti i file in un altro supporto, collocata però in un luogo fisico o virtuale cosiddetto sicuro. Prima di continuare, vi rubo qualche istante per ricordarvi di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. È un gesto veloce e gratuito che aiuta però il canale a crescere per portarvi sempre nuovi contenuti interessanti. Ok, parliamo ora del backup 3-2-1, chiamato anche regola del triplo backup. Tre copie dei dati su due supporti diversi, una copia fuori sede. Ecco qua, triplo backup. Penserete subito che tre backup siano esagerati, ma seguitemi un istante. Se abbiamo una sola copia dei dati, ossia solo il disco originale, c'è una possibilità su 100 di perdita dei dati. Se invece abbiamo due copie dei dati, ossia l'originale più un backup, la possibilità di perderli scende ad una su 10.000, mentre se le copie dei dati sono tre, il rischio di perdere i dati scende ad una possibilità su 1.000.000. Comunque, in ogni caso, toccate ferro, non si sa mai. Due supporti diversi. Sembrerà strano, ma differenziare i supporti è importante. Sapete quante volte è accaduto che due hard disk della stessa marca, appartenenti allo stesso lotto di produzione, si danneggiassero uno dopo l'altro a distanza di pochissimo tempo? Ecco, non lo so nemmeno io, ma se cercate online, tante. Quindi, un disco esterno di una marca ed uno di un marchio differente, un SSD e un disco meccanico, un disco portatile ed un NAS, insomma, differenziate come volete. Una copia fuori sede. Mentre l'originale e la prima copia possono anche risiedere nello stesso luogo fisico, l'ultima copia dovrà essere collocata in una posizione remota, che ne so, anche a casa di amici o parenti di cui vi fidate. Questo perché in caso di disastro, incendio, allagamento, eccetera, una copia dei dati sarà sempre al sicuro. Ora vi spiego il mio flusso di backup dei dati come fotografo e videomaker, che potete copiare pari pari o da cui potete prendere spunto, perché segue sì la regola base, abbassando però ancora di più le possibilità di perdita dei dati. In primis, già in fase di scatto o di registrazione di video, utilizzo subito una prima ridondanza dei dati. Le fotocamere che utilizzo infatti hanno tutte due slot per le schede di memoria, dove i dati vengono scritti in entrambe le schede contemporaneamente. Questo mi porta a stare più tranquillo, soprattutto prima di fare l'offload delle schede. Quindi, una volta finito il servizio fotografico o le riprese, appena rientro a casa o qui in studio, passo immediatamente alla procedura di trasferimento dati, il cosiddetto offload. Per fare questa operazione esistono due metodi differenti. O si fa copia e incolla dei file dalla scheda di memoria al disco rigido, o si utilizzano dei software appositi. La differenza? Che se durante il copia e incolla alcuni dei file si corrompono e formattate le schede di memoria prima di accorgervene,
Saluti e baci ai vostri dati. I software di offloading invece sono delle applicazioni studiate per copiare i file su un secondo supporto, facendo però un controllo di integrità dei file essenziale per non avere file corrotti. In descrizione trovate il link a due software, uno più basilare ma completamente gratuito ed uno a pagamento ma con molte più funzionalità. Ad esempio, io utilizzo l'app Offload, che è quella base e gratuita, con cui mi trovo già molto bene. Come primo supporto per la copia utilizzo un disco SSD esterno che da questo momento diventerà il mio originale dei dati. Esatto, dopo l'offload infatti, dato che poi formatteremo le schede, non avremo ancora una seconda copia. Consiglio molto importante, comprate più schede di memoria. Io infatti tendo a non formattarle mai prima di aver fatto tutte le copie di backup. Passiamo alla seconda fase. Dopo aver fatto l'offload ed aver verificato l'integrità dei file, mi raccomando ancora, è importante la verifica, possiamo effettuare una seconda copia. Prima le mie seconde copie avvenivano tutte su degli hard disk meccanici portatili, che sono sempre un'ottima soluzione dato che sono anche abbastanza economici, ma da qualche mese sono passato all'archiviazione della seconda copia su un dispositivo NAS. NAS sta per Network Attached Storage, ossia è un dispositivo di archiviazione dati ad alta capacità collegato in rete, che poi non è altro che quella scatoletta nera con i LED che vedete qui dietro a me. Quali sono le differenze principali con i classici hard disk meccanici? Anzitutto, come abbiamo appena detto, è un dispositivo collegato alla nostra rete locale, quindi è possibile lavorarci anche in più persone contemporaneamente. Poi ci offre la comodità di poter fare accesso ai dati anche in remoto in tutta sicurezza. Insomma, è una sorta di Dropbox o Google Drive personale. E cosa importante, al suo interno può contenere uno o più dischi rigidi meccanici, quindi può anche essere espandibile. In commercio ci sono moltissimi modelli di NAS. Quello in mio possesso attualmente è il TerraMaster F4212, un dispositivo che può contenere al suo interno 4 hard disk meccanici con una capacità totale fino a 88 TB. Ed ancora più importante, i dischi si possono configurare in una modalità cosiddetta RAID Mirror, che ci permette di avere ancora più sicurezza. Ora non sto qui a spiegarvi come funziona un RAID, trovate moltissimi video online, ma sappiate solo che in caso di danneggiamento di un disco al suo interno, non perderete i vostri dati, poiché questi saranno scritti sempre contemporaneamente su due dischi, che saranno uno clone dell'altro. Insomma, un po' come il doppio slot di memoria sulla fotocamera. Quindi, già la mia seconda copia, come avrete intuito, ha un'ulteriore copia di sicurezza. Non si sa mai. Questo TerraMaster F4212 è un dispositivo dall'aspetto moderno ed è molto più silenzioso di tanti altri NAS in commercio. L'installazione dei dischi al suo interno risulta estremamente semplice grazie alle sue slitte con un sistema di aggancio rapido che non necessitano di cacciaviti o altri attrezzi. Al suo interno monta un processore quad-core davvero potente se lo paragoniamo agli altri dispositivi che troviamo sulla stessa fascia di prezzo, e il suo sistema operativo integrato TOS 5.1 è davvero semplice da utilizzare anche per chi è alle prime armi. I vantaggi di utilizzare un NAS però non si limitano alla sola ridondanza dell'archiviazione. Grazie alla decodifica hardware integrata potremo utilizzarlo come server multimediale per fare streaming di film e serie TV direttamente sul nostro televisore. Può contenere al suo interno un web server, può essere utilizzato per l'archiviazione delle foto dei vostri smartphone in cloud o come strumento di gestione della videosorveglianza e tanto altro ancora. Infatti, per ognuna di queste funzionalità che vi ho elencato, c'è un'app apposita da installare direttamente dalla finestra web di gestione del NAS. Facile anche per i meno esperti. Ma torniamo a noi. Ora, per applicare correttamente la regola di backup, dobbiamo produrre un'ulteriore copia dei nostri dati, la cosiddetta copia di archiviazione. La soluzione più semplice per la copia di archiviazione è proprio quella di un ulteriore disco meccanico portatile. Quindi facciamo un'ulteriore copia dei nostri dati, etichettiamo per comodità il nostro disco, indicando quali sono i dati contenuti al suo interno, e portiamolo in un posto differente per avere una copia fuori sede. Questa ultima copia dei dati, infatti, come abbiamo detto prima, deve essere conservata in un luogo differente da quello dove teniamo archiviati normalmente i dati, in modo che, in caso di catastrofe, avete capito, no? Per la terza copia però, quella di archiviazione, esistono anche delle soluzioni più semplici rispetto a quella di riempire di hard disk la casa dei nostri parenti. Parliamo del backup in cloud. Qui abbiamo una marea di soluzioni differenti, gratuite o a pagamento,
Tutto dipende dalla quantità di spazio di archiviazione di cui necessitiamo. Ad esempio, Google Drive ci mette a disposizione 15 GB di spazio gratuito. Abbiamo piani a pagamento da pochi euro al mese di Dropbox o di iCloud, fino ad arrivare a soluzioni più costose, ma con spazio illimitato o quasi, come quelle di Backblaze o Aruba Drive. In questo caso, a dettare la scelta saranno le vostre esigenze in termini di spazio e soprattutto in termini di spesa annuale. Siamo arrivati praticamente alla fine. Sicuramente vi sarete resi conto che la mia strategia di backup è abbastanza complessa ed elaborata, ma purtroppo tutto quello che archivio sono dati di lavoro, quindi è importante per me tenerli al sicuro. Se per voi tutto ciò è troppo, quello che vi consiglio, ossia il minimo minimo sindacale per stare un po' tranquilli, è quello di avere almeno due copie dei dati, una con voi e una in un luogo sicuro. Magari così non avrete la sicurezza dell'uno su milione, ma almeno uno su 10.000, è già qualcosa di importante. Bene, il video di oggi è terminato. Vi aspetto numerosi nei commenti per sapere che cosa ne pensate. Se il contenuto di oggi vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi altri video come questo. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.